mia, caro Barraco, che sai come inizia, saprai che è lunga, ma non sai come finisce. E allora guardi quella luce alla fine, vedi che c'è ancora speranza e c'è ancora tempo per arrivarci, devi arrivarci. Però cosa fai? Ti aggrappi all'ultima speranza. E la luce in questo caso, per ACP che ci scappa, è veramente distante. Ma devono farcela, devono almeno sperarci di arrivare, perché questa è la loro ultima possibilità. Buonasera e benvenuti anche in diretta Instagram da Ci Scappa il Morto a Ci Picchia. È l'ultima partita del girone B, del girone del Mediterraneo di Serie A, e l'ultima speranza per Ci Scappa e a Ci Picchia di aggrappare un posto in Champions League, ma non dipende soltanto da questo. Da tre maglie arancioni, ammiraglia con la bomba però addosso a Cerniglia, ancora Argentino. Occhio alle posizioni, scodellata per Di Fatta, prova a girarsi, Di Fatta prende in pieno Sbacchi, se ne stanno dando di santa ragione Di Fatta e Sbacchi, involontariamente giustamente, nel concetto proprio agonista. Prova a capire la partita mentre un discorso di parole, 2-0 adesso gestivo, prova nuovamente a riaprire. Scusami, ti interrompo Marco, perché ha segnato Flavio Bianco sullo scambio con Di Fatta, arriva al limite Flavio Bianco e scarica un rigore in movimento alle spalle di Sbacchi, quindi momentaneamente Ci Scappa 1 a Ci Picchia 0 e momentaneamente i Ci Scappa sono in Champions League. Centimetri di Prinzivalli, si penserà anche in Berga, ecco Prinzivalli trovato, Miraglia si fa, c'è ma non c'è nulla, proprio nulla. Bianco lateralmente calcia, Sbacchi si impone su Bianco e mette in corner. Bianco torna ancora ad Argentino. Argentino ancora per Miraglia, fa la sponda per Di Fatta, si accentra Di Fatta, giro! Palla sul fondo, altra occasione per Ci Scappa che vogliono raddoppiare l'incontro. Devono svegliarsi a Ci Picchia perché sono veramente imbambolati. Bravo! Tempo appoggio di Di Fatta per Argentino, prova a puntare Milazzo, ancora Di Fatta, vede la porta, può calciare, lo fa! Sbacchi, ancora spaccata, Argentino anticipa Prinzivalli, la palla arriva comunque al numero 22 che difende di fisico, prova a girarsi. Ok, grazie Marco, approfitto per prendere la linea qui perché nel frattempo c'è in Mega che si accentra, può largare per Terranova, gran parata di Provenzano, ti richiameremo fra pochissimo Marco Mili per puntare alla Champions League, ultime chance ce l'hanno loro momentaneamente in mano perché a Ci Picchia sono sotto 1-0, devono rimontare due gol intanto. Di Fatta a puntare in Berga e Milazzo, la larga Di Fatta per Bianco che può calciare col destro, lo fa Flavio Bianco, una garanzia per questi Ci Scappa, raddoppio De Rosa sempre con FB 99, Flavio Bianco. Se dovesse finire qui, ma lì la partita è ancora lunga e qui anche, e momentaneamente dice soltanto 2-0 con il pettine proprio bianco, è ripartita qui il match con Di Fatta che difende il fisico, può calciare, lo fa Sbacchi, il migliore in campo, il doppio calcio munizione, aspetta Marco perché qua c'è un'occasione interessante per gli Ci Picchia. Battuta lì ed è finita il primo tempo, nel frattempo qui Prinzivalli al giro! Prinzivalli riapre la partita ed è 1-2, era un'occasione importantissima per gli Ci Picchia, l'ha trasformata, insolito Prinzivalli, il trascinatore di questi Orange, e adesso devono difendere e resistere questo svantaggio di meno 1. Perché no, anche c'è per Argentino, un bel pallone di Bianco che lancia il difensore dei Rosa, ancora chiuso però dal così Terranova, Argentino qui recupera un pallone, però qui sbavatura di Riccardo Terranova che perde un pallone dove non dovrebbe perderlo mai. Hanno una riserva, cosa che Ci Scappa non hanno, e quindi hanno anche più fiato, come è giusto che sia. Prinzivalli allarga, anzi torna indietro da Inverga che prova a sfondare centralmente, Inverga vede la porta, lo fa! Inverga pareggia la partita, trova uno spiraglio per metterci dentro il suo tiro preciso, ma piano piano mette dentro il gol del 2-2. Nel frattempo lì è successo l'impossibile. Sì, in un minuto è cambiata praticamente tutta la situazione perché Poppe Bono adesso si trovano a 11 punti, a 10 rispettivamente a Ci Picchia e Ci Scappa, che nel frattempo gli Ci Picchia... Attacco della Roma! È cambiato tutto! 3 minuti pazzeschi di Ci Picchia ed è gol del 3-2. Hanno rivoltato gli Ci Picchia ribaltando tutto l'incontro ed è gol del 3-2. Di Fatta non riesce a sfondare su Inverga. La palla però c'hanno gli Ci Picchia che vorrebbero passare di nuovo sul più 2. Prinzivalli, guarda il telefono che hai. Prinzivalli calcia con Provenzano che centralmente sbanaccia via. Ce la facciamo, come batte qui. Mette in mezzo ma non trova niente. Ancora Spinazzo, calcia in porta!
Milazzo 4-2 da Iaci Picchia, che adesso hanno anche un certo cuscinetto di vantaggio sui Ciscappa. 4-2 più 2 per Iaci Picchia, che adesso davvero devono soltanto tifare Red Bull. A fatica su Argentino, ultimo a toccare, secondo Pizzo è Argentino, quindi rimessa per Iaci Picchia, non è riuscito a tenere in campo il difensore Nicola Argentino, attacca ancora per Cernia, che calcio! Cernia si toglie la maglia e fa il gol del 5-2, del 5-2 Marco Cernia, che di perdere la partita a tavolino in favore dei Ciscappa, che senza quella sarebbe eliminato. Nel frattempo cambiamo la cosa, quindi è giusto il momento per andare da Marco Militello. Nel frattempo qui Argentino si è mandato un gol veramente. Scusami, ti interrompo Marco, 6-2 degli Iaci Picchia, ancora Prinzivalli con un'altra esultanza ignorante dopo il gol del 5-2 Cernia, con un'esultanza ignorante, altra esultanza ignorante stavolta di Prinzivalli, poi ritornare a campo. Nel frattempo tiro libero, andiamo da Di Fatta, para sbacchi, che non riesce a fare lo scosso iniziale di Monti e Cipicchia. Di Fatta, tu per tu sbacchi, ancora pallone troppo, dovuto male da Di Fatta, trattenuto troppo da Imberga, Prinzivalli, centralmente per Terranova, e a questo punto tappeto rosso sulla azione degli Iaci Picchia, Terranova, sigla anche lui la doppietta e va sul 7-2 per gli Orange, partita da Prinzivalli ancora a gestire questo pallone, scarica per Terranova, vorrebbe la tripletta, allarga per Milazzo, prova il tiro, fischia tre volte Pizzo, si va negli spogliatoi, gli Iaci Picchia vincono, ma non